Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti allo spettacolo di Mide che era buono. Oggi con Torino Spiritualità molti eventi sono centrati sulla Genesi, ieri forse abbiamo parlato più di Apocalisse, oggi ci sentiamo più ottimisti. E qui la Genesi ci verrà raccontata con un linguaggio molto particolare, attraverso i colori della ballata. Ed è un progetto in anteprima, è stato creato appositamente per Torino Spiritualità. Roberto Piumini, scrittore per bambini molto noto, ha scritto per noi una ballata elaborando i primi capitoli della Genesi, e poi Andrea Basevi, musicista, ha creato una partitura e poi l'abbiamo affidata al coro dei Pequeña Abuelas e al maestro Flavio Conforti. E quindi adesso loro ci regaleranno questa interpretazione nella quale si intreccerà la musica, si intrecceranno le voci, si intreccerà la recitazione. A guidare il tutto Maria Silvia Merlini, Giorgio Guyot. Io adesso cedo la parola a Maria Silvia Merlini per un saluto e buon divertimento. Buon pomeriggio. Vi ringrazio per essere qui presenti a questo appuntamento di Torino Spiritualità dedicato ai più giovani. E ringrazio a nome della presidente dell'associazione Pequeñas Huellas, che vuol dire piccole impronte, piccoli segni lasciati dai più giovani, Sabina Colonna Preti, che oggi non può essere con noi e vi dirò perché, per averci voluto qui a partecipare a questo evento così importante per la città e più in generale, perché laddove si parla, si riflette, è bello ritrovarsi e incontrarsi anche con i più giovani. Ed è importante perché oggi loro non sono qui ad ascoltare, sono attori di questo dibattito. Pequeñas Huellas è un'orchestra giovanile internazionale che ha cominciato il suo percorso nel 2004 e da allora ha fatto veramente dei passi da gigante come solo i ragazzi sanno fare. Da 3 anni è infatti impegnata a portare in giro per il mondo la sua musica e il suo messaggio, fatto di pace e di rispetto per i bambini. 200 ragazzi si sono incontrati a Cuba, 40 in Germania, 1000 in Argentina e poi ancora Italia, Spagna, Francia, Venezuela, Messico, Senegal, Palestina. Oggi, mentre la sezione corale, per la prima volta divisa da tutta la compagine, è qui con voi, l'orchestra è in Bosnia. Noi siamo qui a rivisitare testualmente e musicalmente i primi episodi della Genesi e loro sono impegnati in una breve tournée di alcuni giorni. Molti sono i padrini e le madrine che accompagnano il nostro percorso. Claudio Abbado, José Antonio Abreu, Claudio Scimone, Monio Varia, Bianca Pizzorno, Luciana Litizzetto. Molte le istituzioni, Regione, Compagnia di San Paolo, organizzazioni umanitarie che segnalano con iniziative l'interesse per questa realtà, che ispirandosi ad altre già presenti nel mondo è impegnata in un cammino che è al contempo di appartenenza a un messaggio unico e forte e di apertura alla diversità in tutte le sue forme. Vi lascio ora allo spettacolo e ai suoi suggerimenti fatti di illusioni, magia e verità. Certa che la voce del bambino sia il miglior veicolo verso queste profonde scoperte. Buon ascolto. Non c'era niente, neanche la parola, per nominare il niente, un buio muto. Dio pronunciò una parola sola e disse luce. E appena ebbe parlato ci fu la luce, e buona gli sembrò. E disse cielo, ed il cielo fu fatto. E poi mare e terra pronunciò, e l'acqua si divise dall'asciutto. E vide che era buono. E disse allora, germogli, semi, alberi da frutto.
Ed io vidi ancora che era buono, e non rimase zitto, e disse insieme: era buono, e il tempo eterno nel giro delle alti luci belle prese il ritmo della notte e il giorno, e disse: uccelli, pesci e serpenti, uccelli, pesci e serpenti. E il mondo fu ripieno di animali, grandissima abbondanza di viventi, sulla terra i cammini e in cielo i voli. E disse: e in un giardino apparvero due esseri viventi, si videro e si presero per mano, erano due ed erano contenti. Adamo l'uomo e la donna Eva vivevano nell'Eden, un giardino dove ogni fiore e ogni frutto cresceva, di pace e di bellezza tutto pieno. E Dio disse: in libertà godete i frutti di ogni pianta del giardino, ma della pianta che laggiù vedete il frutto vi è proibito, solo uno. Eva e Adamo furono obbedienti, mangiavano quei frutti saporosi, fra prati verdi e acque risplendenti, cantando canti e ridendo sorrisi. Bella e buona era la loro vita nella gran pace e luce del giardino, un'amorosa amicizia squisita, un tempo sempre nuovo, lieto e pieno. Ma il serpente che parla ed incanta chiede ad Eva: cosa vi è proibito? Un frutto, solo quello della pianta al centro del giardino, ci è vietato. E il serpente dice: lo sapete perché non vuole darlo anche a voi? Perché se di quel frutto mangerete, diventerete come lui, due dei. Ed il serpente parla, e lungamente, con tono di saggezza e di bontà, con voce bassa, lenta e convincente, rivela la sua falsa verità. E poi il serpente lento se ne va, portando via la scia del suo fruscio, ed Eva, pensierosa, se ne sta in un silenzio insolito, non suo. Pensa e ripensa a quelle parole, e si convince, e prende dalla pianta il frutto, quello che Dio non vuole, lo guarda, lo annusa e poi l'addenta. Le piace quel sapore. Va da Adamo, gli porge il frutto e dice: come me, mangialo, e tu e dei noi diventiamo, su, mangialo, pericolo non c'è. Adamo incerto ricorda il divieto, guarda quel frutto, inarca il sopracciglio, lei dice: ora sappiamo il segreto, sappiamo ciò che è peggio e ciò che è meglio. E Adamo mangia, mentre il serpente ride nascosto sopra una pianta, ed ecco che nel giardino si sente Dio chiamare, Adamo si spaventa. Corre nell'ombra fitta di un cespuglio e resta fermo, e lo raggiunge Eva, muovendo rami e foglie in un subbuglio. Lui la guarda, lei lo guarda, schiva. «Perché mi fuggi, Adamo?» disse Dio. «Perché io sono nudo», lui risponde, ed Eva, impaurita, dice: «Anch'io». E Dio allora fa altre domande. «Avete forse mangiato quel frutto?
quello che vi è proibito. Allora Eva racconta del serpente, dice tutto. E Dio al serpente: tu, bestia cattiva, striscerai sulla terra, e nemico sarai di tutti, e ti schiacceranno con il piede e la testa, questo dico. E a Eva dice: donna senza senno, poiché hai mangiato il frutto proibito, partorirai con molto dolore, e tu, Adamo, che hai disobbedito insieme a lei, dovrai lavorare la terra con fatica e suderai, e alla fine della tua vita polvere nella polvere sarai. Adamo ed Eva, dopo la caduta, scacciati dalla mano del Creatore, vissero fuori da quel bel giardino, dovettero penare e lavorare, e generarono Abele e Caino. Parla ed incanta, chiede a Eva: cosa vi è proibito? Un frutto, solo quello della pianta al centro del giardino, ci è vietato. E il serpente dice: thank you.
il serpente lento se ne va portando via la scia del suo fruscio, ed Eva pensierosa se ne sta in un silenzio insolito, non suo. Pensa e ripensa a quelle parole, si convince, e prende dalla pianta il frutto, quello che Dio non vuole, lo guarda, lo annusa e poi lo addenta. E piace quel sapore. Va da Adamo, gli porge il frutto e dice, come me mangialo, e tu e dei noi diventiamo, su, mangialo, pericolo non c'è. Adamo incerto ricorda il divieto, guarda quel frutto, inarca il sopracciglio, lei dice, ora sappiamo il segreto, sappiamo ciò che è peggio e ciò che è meglio. E Adamo mangia mentre il serpente ride, nascosto sopra una pianta, ed ecco che nel giardino si sente Dio chiamare, Adamo si spaventa. Corre nell'ombra fitta di un cespuglio, resta fermo e lo raggiunge Eva, muovendo rami e foglie in un subbuglio. Lui la guarda, lei lo guarda, schiva. Altre domande. Del serpente dice tutto. E Dio al serpente. Thank you.
e Adamo ed Eva, dopo la caduta, scacciati dalla mano del Creatore, vissero fuori da quel bel giardino. Dovettero penare e lavorare, e generarono Abele e Caino. Caino, che era il fratello maggiore, faceva il contadino e il fratello, che si chiamava Abele, era pastore, di spirito pacifico e tranquillo. Facendo i sacrifici, il pastore offriva a Dio dei doni molto ricchi di carni grasse, mentre il maggiore donava solamente frutti secchi. Così il pastore, che era generoso, veniva benedetto dal Signore. Caino, che dell'altro era invidioso, di lui si volle un giorno vendicare. Gli dice: «Abele, vieni in campagna, ti mostrerò una pianta portentosa». Fidandosi, il fratello l'accompagna, però solo Caino torna a casa. Ritorna solo e siede a mangiare, mastica il pane con la testa china, parlano intorno, lui non vuol parlare, curvo è il collo e curva la schiena. Qualcuno, lui dice: «Non era insieme a te?» domanda uno. Lui scuote il capo e risponde: Dove?
dice il Signore. Partì per andare verso l'esilio e la sua dura sorte. Il numero degli uomini cresceva e insieme a loro quello dei peccati. Dio guardava gli uomini e vedeva, peccavano e non erano pentiti. Allora si pentì della creazione e, addolorato, disse: Lo distruggerò.
C'era soltanto un uomo che viveva con cuore giusto. Noè si chiamava. L'unico sulla terra che seguiva la buona via e non quella cattiva. Sem, Cam e Jafet erano i suoi figli. Sua moglie e con loro le tre nuore seguivano Noè e i suoi consigli. Soltanto loro Dio volle salvare. E Dio disse a Noè: Così fece Noè, e l'arca piena chiuse la porta. Giù dal cielo allora prese a cadere pioggia di gran lena, e il diluvio, immensa bufera di acqua, acqua e acqua coprì il mondo e annegò ogni cosa che viveva. Soltanto l'arca non andò a fondo e ferma nel diluvio galleggiava. Piove fino al 40° giorno. L'acqua anche le montagne ricopriva, acqua e acqua e acqua tutto attorno, soltanto l'arca lenta navigava. Poi venne un forte vento e spazzò le nuvole dal cielo.
e il grande mare per mesi e mesi piano piano calò e qualche cima si tornò a vedere. L'arca si arena sopra una vetta che si chiama Ararat. E lì Noè manda un corvo a fare da vedetta, ma il corvo torna, terra non ce n'è. Dopo altri giorni d'attesa paziente, Noè invia una colomba in cielo e quella torna. Non c'è ancora niente, soltanto acqua e acqua sopra il suolo. E la colomba dopo qualche giorno vola di nuovo e torna infangata. I figli dicono guardando attorno: Padre Noè, usciamo, è finita. No, aspettiamo, ordina Noè e dice alla colomba: va di nuovo. Lei parte, torna e nel suo becco c'è un verde fresco rametto d'ulivo. Fece canti e ringraziò il Signore.